Contagi, indice RT, quarantene, tamponi molecolari antigenici, zona bianca, gialla, arancione e rossa. Tutto chiaro, vero? Ma vi starete chiedendo, cosa c'entra questo con il canale di matrimonio.com? C'entra e come, perché oggi parleremo di un virus, ma non di quello che pensate voi. Oggi siamo stati contagiati dal romanticismo. Ascoltiamo la Vian Rose e ci batte forte il cuore. Oggi parliamo di amore, o meglio, dei suoi sintomi, come le proposte di matrimonio. Qui a matrimonio.com ci siamo accorti che ultimamente c'è stato un aumento di contagi di questo virus. In termini medici e statistici possiamo parlare di un picco di romanticismo. Infatti le proposte di matrimonio sono aumentate in modo esponenziale e questo provocherà prossimamente un'ondata di matrimoni. Per questo abbiamo chiamato i migliori virologi che ci hanno aiutato a studiare i dati di questa nuova pandemia e questi sono i risultati. Cominciamo dal tasso di incidenza ogni 100 abitanti. In Italia, tra le coppie che hanno deciso di sposarsi, il 67% ha fatto o ricevuto una proposta di matrimonio ufficiale, un vero e proprio virus contagioso. Come misura preventiva vi consigliamo di lavarvi bene le mani. Infatti, nel 38% dei casi, durante la proposta vengono regalati un anello di fidanzamento o un orologio. Non è una percentuale altissima, ma è meglio non farsi cogliere impreparati. Ma passiamo ai dati, con dei grafici molto chiari da cui emerge il profilo del paziente contagiato dall'amore. Come vedete, più della metà degli uomini che si sposano prendono l'iniziativa per la proposta, mentre nel 42% dei casi la decisione viene presa di comune accordo. L'età media delle persone fidanzate ufficialmente supera i 30 anni. La maggior parte delle coppie va a convivere prima del matrimonio e, in alcuni casi, hanno già dei figli quando decidono di sposarsi. Quindi, ricapitoliamo. Se ricordate a memoria le canzoni delle Spice Girls e dei Backstreet Boys, se sapete cosa significa decidere a testa o croce chi lava i piatti e se magari avete già cambiato qualche pannolino, fatevi un tampone perché avete tutti i sintomi. È molto probabile che l'amore vi abbia contagiati e presto potrebbe arrivare la proposta. Oppure, congratulazioni, siete già immuni e felicemente sposati. In ogni caso, ricordate che questo virus è l'unico che tutti vorremmo farci attaccare prima o poi, perché in fondo l'amore è la migliore cura. Alla prossima!